Buonasera, dalla sala consigliare del comune di Casarza Ligure, come vi avevamo preannunciato, registriamo questa sera la seconda puntata di Storia, Memoria, Quasi Leggenda. E innanzitutto voglio ringraziare la Carige perché è con il suo contributo che riusciamo a realizzare queste trasmissioni. L'amministrazione del comune di Casarza Ligure che ci ha accolto e che oltre al suo patrocinio abbiamo anche la collaborazione del comune e il signor sindaco naturalmente col quale abbiamo preso i primi contatti. Un ringraziamento anche all'assessore alla cultura il quale si è dato molto da fare per che noi riuscissimo a realizzare questa trasmissione. Come dicevo, Casarza Ligure, non so se la telecamera sta inquadrando, le persone che sono intervenute questa sera sono veramente molte e di conseguenza un ringraziamento anche a loro, li abbiamo sconvolto un po', siamo un po' nell'ora di cena, per cui li abbiamo sconvolto un po' la serata, ma grazie comunque di essere intervenuti. Vi presento intanto i protagonisti di questa serata che sono al centro, vicino alla signora, il signore con barba, il sindaco di Casarza Ligure, il signor Vito Vattuone. A fianco a lui la signora Nerina Rossi, vice direttore della filiale della banca Carige Spa, e colgo l'occasione per ringraziare e salutare la signora Renza Vallebella che ne è la direttrice ma che questa sera era indisposta e non ha potuto partecipare. Il monsignor Bernardo Gallo e dal lato opposto del tavolo il professor Davide Roscelli. Ecco, in questa serata il professor Davide Roscelli e monsignor Gallo saranno, diciamo così, i nostri storici, quelli con i quali terremo il filo conduttore. A questo punto io direi che la parola la possiamo lasciare al sindaco. Io sono profondamente riconoscente, ringrazio io fin d'ora dell'opportunità che ci viene data con la scelta di Casarza Ligure per poter contribuire a questa nobilissima iniziativa rivolta al recupero culturale del nostro territorio, scrutando tra le radici e ricostruendo un periodo storico che la gente ricorda attraverso i racconti anche di chi ha vissuto e ha la memoria storica degli avvenimenti più o meno salienti dei tempi moderni, più precisamente dei primi 50 anni di questo secolo del nostro paese Casarza Ligure e dei nostri cugini. Cugini ne abbiamo diversi, ma in questo caso i cugini di Castiglione Chiavarese che ci ritroviamo questa sera in questa fortunata occasione. Questa sera c'è anche un singolare connubio tra chi conosce la storia e ha contribuito a ricostruirla con pubblicazioni e con ricerche di tipo scientifico come Davide Roscelli e Monsignor Gallo e la gente, che una parte di gente che ha rappresentato in quegli anni e rappresenta tuttora il tessuto sociale, economico e culturale del nostro paese. Piccolo allora, senza tante pretese, ma che ha segnato il passo con riservatezza e operosità e ha creato le premesse della crescita che il paese ha avuto dopo gli anni 50. Quindi questa sera è in gran parte anche rappresentata la comunità. Sicuramente sarà interessante vedere Casarza nei suoi racconti, nei ricordi del suo passato, le sue figure e la sua storia fatta dai casarzesi, perché la storia non è fatta solo dai grandi personaggi, ma anche e soprattutto dall'insieme di tutta la gente.
e sono sicuro che questa sera ne uscirà un documento prestigioso da conservare con cura. Grazie signor Sindaco, e io adesso passerei la parola immediatamente al professor Roscelli, perché come vi dicevo prima Monsignor Gallo, anzi come non ho detto, come dico adesso, Monsignor Gallo ci aiuterà a trattare la storia di Casarza da un punto di vista che è naturalmente il suo, quello ecclesiastico, e quindi da qui partiremo dopo. Dottor Roscelli, quali sono le origini di Casarza? Parliamo un attimino innanzitutto eventualmente del nome. Casarza nasce chiamandosi Casarza? Telecamera è là, gliela indico perché. Veramente Casarza non nasce con questo nome, nasce con un altro nome, cioè col nome di Candiasco. Da dove deriva questo nome Candiasco? Questo nome Candiasco deriva da Fundum Candalaci, che è stato ritrovato nella tavola di Veleia. E qui risaliamo all'Impero Romano, cioè gli imperatori Nerva e Traiano hanno a suo tempo fondato un orfanotrofio per raccogliervi gli orfani dei legionari. A questo orfanotrofio, affinché si mantenesse, sono stati dati dei fondi. Uno di questi fondi è stato quello di Candalaci, e che il nome Candalaci corrisponda all'antica denominazione di Casarza lo dicono storici di un certo rilievo, come Luigi Tommaso Belgrano, il Ferretto. Questo nome rimane a Casarza Ligure fin verso il 1550. Infatti, ancora nell'estimo delle chiese di Brugnato, parlando delle chiese locali, cioè quella di San Michele e quella di San Giovanni Battista, sono chiamate ambedue chiese di Candeasco o di Candiasco. Successivamente, verso la metà del XVI-XVII secolo, si è affermato il nome Casarza. Perché? Si è affermato il nome Casarza perché la chiesa di San Michele, che è stata trasferita qui a Casarza, in origine forse era sull'isola di Segesta Sestri. Quando l'isola di Segesta, per diversi motivi, si è svuotata, la chiesa di San Michele con la sua fiera è stata portata qui a Casarza, ma non nel posto dove attualmente, lungo la vallata di Cardini. Successivamente invece è stata portata nel posto attuale, in un posto che era chiamato In Calmo Super Super Casarzam, cioè sul monte, sul culmine del monte di Casarza. Da questo momento qui il nome Casarza è derivata alla chiesa, e infatti ci sono degli estimi religiosi che cominciano da questo momento a parlare della chiesa di San Michele di Casarza e di sempre di San Giovanni di Candiasco. Questo per quello che si riferisce al nome. Ecco, invece le radici, visto che comunque siamo all'Impero Romano, mi pare, sì, di capire, ecco, qual è lo sviluppo in quel momento di questo territorio? Dunque, io sono convintissimo che in questo territorio qui sorgesse la città di Tiguglia, la Civitas Tiguglia dell'Impero Romano. Perché ne sono convinto? Ne sono convinto perché me ne ha convinto uno scrittore del 1550, cioè Leandro Alberti. Leandro Alberti dice, cito il nome di Sestri perché a quei tempi il nome di Sestri comprendeva tutto il territorio che dalla parte del mare arrivava fino a Varese Ligure, era un capitaneato. Dice questo Leandro Alberti: Sestri Levante, secondo la descrizione di Tolomeo, era Tiguglia.
Perché ne sono convinto? Ne sono convinto perché Tolomeo è stato uno dei primi geografi dell'antichità che, descrivendo la Liguria, ha abbinato ad ogni città che ricordava delle coordinate. Le coordinate di Genova, parlo soltanto della longitudine perché per la latitudine difficoltà non ce ne sono, ha dato a Genova la latitudine di 30, alle foci dell'Entella quelli di 30 e 30 e a quelle di Tiguglia 30 e 35. Quindi Tiguglia si sarebbe trovata a circa 30 primi distante da Genova e 5 primi dalle foci dell'Entella, che corrisponderebbero a circa 47 chilometri da Genova e a circa 7-8 chilometri dalle foci dell'Entella. Quindi sono convinto che fosse proprio qui. Qui ci arrivava anche il mare e quindi le fonti romane dicono che in questa zona qui ci fosse la position avium dell'impero romano. Questa position avium è stata ubicata quando il mare arrivava a Casarsa in questa laguna e c'è stata finché un moto bradisismico non ha fatto sollevare il fondo marino, l'acqua è defluita ed è rimasto poi il secco e piano piano le alluvioni che si sono avute tra il Gromolo e il Petronio hanno colmato questo alveo lasciato dal sollevamento del bradisismo ed è venuto fuori la plaga casarsese e sestrese e di Santa Vittoria. Ne sono convinto che Tiguglia fosse qui anche per questa ragione. Due grandi umanisti tedeschi, uno che si chiamava Olstenio, il cui nome preciso era Lucas Olste, che è diventato tra l'altro bibliotecario di Urbano VIII, e un altro, Christopher Keller, che si chiamava Celario, hanno nei loro testi detto che lasciata Segesta, cioè Sestri Levante, che era l'antico nome di Sestri Levante, alla distanza di circa 3 miglia hanno visitato le rovine di Tiguglia. Quindi vuol dire che questa Tiguglia doveva sorgere poco distante da Sestri Levante. In più, nel 1700, un altro grande studioso che corrisponde al nome di Giovanni Arduino, il quale Giovanni Arduino era un geologo, l'inventore del metodo della stratigrafia, ha fatto delle perforazioni, delle cosiddette carote, e è riuscito, attraverso la lettura degli strati che ha tirato su dal sottosuolo, ha potuto constatare che ci fossero molti residui di un'antica un'antica civitas, e si è consigliato col Mannert, Konrad Manner, che era uno studioso anche lui di cose della romanità, abbiamo stabilito che queste rovine dovessero appartenere a Tiguglia. Quindi, se noi riuscissimo in un certo momento, con l'aiuto della regione o degli enti che so io, riuscire ad ottenere una lettura fotogrammetrica, si potrebbe probabilmente arrivare all'individuazione del sito dove potrebbero essere individuabili queste vestigia. E penso che sarebbe una cosa interessante, certo, non soltanto sotto il profilo storico, ma dato che attraversiamo un momento un po' difficile per il lavoro, eccetera, potrebbe far richiamo per tanti aspetti e sollevare l'economia anche della zona. Ecco, che cosa succede dopo l'era romana, chiamiamola così? Dunque, dopo l'era romana facciamo questa precisazione. L'impero romano cade nel 476, se non sbaglio, no? Cade non nel 476. C'è ancora un periodo nel quale dominano le varie forze barbariche che erano state incorporate nell'impero romano. Prima gli sciti di Odoacre, poi i visigoti di Teodorico, e va bene. Poi arriviamo alla presenza dei Longobardi. I Longobardi
sono entrati in Lombardia, hanno occupato una parte dell'Italia settentrionale, ma la Liguria l'hanno lasciata intatta, tant'è vero che è rimasta fedele all'impero romano d'Oriente fin verso il 643-644. Quando Rotari è diventato re dei Longobardi e ha capito che l'imperatore d'Oriente si trovava in difficoltà, cosa ha fatto? Ha occupato la Liguria, ha cominciato da Luni, è scesa a Tiguglia e poi ha occupato tutto il resto. E quindi ha distrutto, per poter avere il dominio della Liguria, ha distrutto le cinque civitates che si trovavano in Liguria, e cioè Luni, Tiguglia, Genova, Ventimiglia e Albenga e Ventimiglia. Mentre tutte le altre civitates si sono riprese, l'unica civitas che non si è ripresa è stata Tiguglia. Questo cosa significa? Significa che Rotari qui aveva proprio fatto terra bruciata, ha distrutto ogni possibilità di esistenza e c'è rimasto un vuoto. Questo per dire quello che è successo dopo la caduta dell'impero romano. Ci sono stati questi due momenti. Poi si potrebbe passare a una terza fase, probabilmente. Cioè, la terza fase sarebbe questa. C'è stato il dominio longobardo in Italia che è durato circa due secoli. Poi Carlo Magno, invitato dal Papa prima Stefano III, è sceso in Italia la seconda discesa, ha vinto definitivamente i Longobardi a Pavia. E l'unica cosa che ha fatto è una cosa strana: ha infeudato la vallata del Tiguglio ai monaci colombani di Bobbio. Perché questo? Probabilmente perché in quel momento aveva fatto scalpore il vuoto che i Longobardi avevano lasciato nella vallata del Petronio. Quindi attraverso questa infeudazione si vede che l'imperatore aveva proprio l'obiettivo preciso di ristabilire l'elemento, di riportare l'elemento latino nella vallata del Petronio. Non c'è altra spiegazione. Infatti ci sono degli studiosi tedeschi, e tra essi l'Hartmann, che annette a questo editto del 774 di Carlo Magno un valore politico, e il valore politico sembra quello che appunto ho finito appena di dire. Ecco, quindi siamo nell'era monastica. Nell'era monastica. Io vorrei su questo proposito fare intervenire, glielo Benissimo. Lascio il microfono per il momento, poi ecco, fare intervenire Monsignor Gallo. La vita monastica nasce in quello storico, là Radrizza, se la provvidenza, scappano, arrivano i barbari anche giù, l'Africa era cristianizzata, era oggi è deserto, no? C'è il musulmanesimo, e chi scappa, anche i monaci, ecco Antonio da Abate, quello dell'altro giorno, e gli altri arrivano alle sponde d'Europa, su dell'Italia, quindi il monachesimo si sviluppa, e quindi vari secoli i papi rafforzano, e quindi ecco i papi che mandano missionari in Germania e in Inghilterra, e quelli poi restituiscono. Dall'Inghilterra parte il colombano, un irlandese che viene giù da noi, passa a Francia e poi arriva qui a Bobbio e si pone questo centro. Siamo prima del 1000. Tanto a Genova la chiesa genovese è nata già da tempo, gli arcivescovi è nata, si rafforza e arriva e congloba anche noi, no? La diocesi, l'archidiocesi di Genova era grandissima, arrivava qui, quindi Varese fino a Framura, e poi tutta questa parte di là c'era la grande diocesi di Luni che arrivava da Bonassola a Lucca, quindi poi è stata dimezzata. Questi frati arrivano, e diceva, ecco, i carolingi, questi imperatori, servono anche di loro, i frati che arrivano, disboscano, insegnano a coltivare, insegnano la vita nuova dopo questo deserto, quindi queste sofferenze della gente. E quindi, i nostri frati qui da Brugnato, abbiamo i frati benedettini che fondano quel monastero, quindi poi hanno varie proprietà, e un bel giorno verso il 1100 e tanti il Papa nomina l'abate vescovo di Brugnato con tutte le parrocchie che sono in giro. Casarza non c'entra niente ancora,
io adesso poi inoltre il mio discorso qui della, devo ancora dire lei qualcosa, il mio discorso di Casarza, le varie madri. Casarza quindi nasce genovese e lo resta lungo tempo, diventa brugnatese 1519, quando il vescovo di Brugnato fa uno scambio, dona Castiglione, a rovescio, dona zone su Borciolasco, anche Castiglione, sia a Genova, Velva, e si fa dare questa plaga sestrese. Qui il vescovo di Brugnato abiterà a Sesti nel palazzo comunale e questo durerà 440 anni fino a 30 anni fa, lo ricordiamo, quando 1959, quando Casarza trova la terza madre, Chiavari, oggi ancora di Chiavari, quindi Genova, Brugnato, Chiavari. Quindi questo è il passaggio di questi vari momenti storici della nostra terra qui. Ora se vogliamo dire qualcosa invece di quella che fu la vita religiosa, quindi questa Casarza, diceva il professore, appunto non esiste subito, anche la parrocchia che è antichissima, notiamo la parrocchia, noi diciamo sempre, il San Giovanni Battista là di Camezzana era più antica, è verissimo, è vetusta perché c'è rimasto, vediamo qualcosa, ma ugualmente era viva la parrocchia qui, diceva il professore, in questa valle, che si chiamava San Michele, ma di Candiasca, anche quella, oggi poi più tardi non si chiama più di Candiasca. Quindi Michele, ricordavo i Longobardi, questi nomi Michele e Martino, un santo pannone, quindi tedesco, questi santi forti, ecco Michele il grande arcangelo alato, erano preferiti ad altri nomi, quando voi sentite dire insomma una parrocchia c'ha il titolo di San Martino, ecco Bargone, San Michele, San Giovanni Battista, è antichissima, affonda le radici in tempi lontanissimi. Casarza quindi ha queste tante ville, queste ville, ogni colle ha la sua chiesa, perché i colli, io da tutte le parti, no? Al mare scappavano dal mare perché i pirati arrivavano, vedi Levanto, Sestri, Bonassola, e anche qui arrivavano con un pochino più di ritardo, quindi la paura, quindi sui colli si viveva e ogni colle aveva la sua chiesa e il suo pastore, quindi... Per questa nostra zona possiamo dire sono varie le chiese che sono parrocchie vere, parroco si chiamava il rettore, reggeva, più tardi vennero nomi diversi, arcipreti, motivi poi onorifici, prevosto, pievano, eccetera. Ma la nostra chiesa di Giovanni Battista Candiasca ha un pochino anche di preminenza perché ci sono i fieschi, ecco, siamo verso il 1100, sono i fieschi sono un ramo dei fieschi di Lavagna chiamati di Camesana, quindi siamo nel 1200, è chiarissimo, c'è il Papa Fieschi, Innocenzo IV, che da Lione in Francia, dove è andato perché Federico II di Svevia dà fastidio qui, è prepotente anche lui, e quella di là però scrive ai vescovi di Genova, c'è questo tale, dategli un posto lì nella chiesa di Genova, quindi ecco, raccomando un po' questi parenti, i parenti sono tanti, li chiama tutti i nipoti, poi erano cugini o biscugini, ecco allora... Prende evidenza particolare Giovanni Battista, ma la chiesa che noi non conoscemmo, nessuno di noi, e che era a San Michele Bassoli, che non si chiamava Casarza, si chiamava Michele di Candiasco, c'è già appunto i tempi di Carlo Magno e c'è il rettore, il nome Casarza era dato alla zona senza essere della chiesa questo nome, era meno importante se vede, non era dato alla chiesa, quindi ancora nel 1600 e tanti si chiamano... Parroco è già tutto uno, notiamo che Candiasco, San Giovanni Battista lentamente cala di importanza, andare lassù è faticoso, la gente quando comincia a stabilirsi in Casarza moderna, quindi va alla chiesa lì di San Michele e va anche lassù, ma non tanto volentieri, la vita è così, diventa più bella in basso, ci si muove di più. Quindi lentamente Giovanni Battista resta, il vescovo che viene qui visita la chiesa di San Michele di Candiasco, quella là in Barletti più o meno, un po' più in su, e manda qualcuno a vedere San Giovanni, come stanno le tombe, 1582, si lamenta il visitatore che è un vescovo mandato dal Papa perché le tombe in chiesa, ce ne sono due o tre, mal chiuse, quindi fanno cattivo odore. Dice allora 1582, si raccomanda chiudetele, eliminatele, ecco, quindi la chiesa
quando la chiesa di sotto qui resta e non c'è sola, ecco, c'è ancora l'altra chiesa parrocchiale, senz'altro, Colombano di Noano, c'è, anche lassù c'è un rettore nel 1400, più tardi anche quella è data a un solo parroco, sarà parroco di San Colombano, parroco di San Michele di Candiasco e di San Giovanni di Candiasco. Ci sono anche interessanti cappelle sussidiarie, alcune antichissime, San Lazzaro, là a San Lazzaro con l'ospedale. Abbiamo pubblicato sul bollettino, quelli di Casalza ricordano, 1582, ospedale per modo di dire, quattro strapunte e un po' di pane a qualcuno. Comunque c'è, organizza il vescovo la visita, controlla, e quindi quella è antichissima. Due secoli dopo il vescovo che arriva, chiudete tutta la chiesa almeno perché è indecente, ormai non va più. C'è la chiesa di San Giovanni di San Rocco lassù, si chiamava Giovanni di Barcacima, anche quella antica, fino al 1800 è chiamata San Giovanni, il vescovo che viene manda qualche visitatore, i vescovi erano vecchiotti, quindi le gambe non erano tanto adatte per stare fin lassù. E la San Giovanni, San Rocco lassù, Giovanni Barcacima, dipendeva dall'oratorio di San Bernardino nostro, qui questo lo ricordano anche i più giovani, l'oratorio che è vicino alla chiesa, antichissimo anche questo, c'è già nel 1582 almeno, e dirigevano loro lassù, e lassù c'erano i famosi eremiti, ora qui non mi dilunghi, gli eremiti, giovanotti religiosi che stavano lassù in penitenza, in quel romitaggio che c'è ancora, si vede ancora con qualche muro in piedi, e servivano la chiesa, venivano qui a confessarsi ogni tanto, a sentire la messa, e San Bernardino, l'oratorio, ecco, li autorizzava a fare un po' servizio in chiesa. Di chiese più tardi nacque anche quella della Neve, là, i marchesi Spinola avevano le terre a Case Nuove e quindi fecero quella chiesa Madonna della Neve, c'è ancora oggi, no? Si nota facilmente la chiesa dove ci sta Ugo, no? Ci sta Ugo, mi pare. Preti, anche se non erano parrocchie, i preti erano numerosi, quindi servivano queste cappelle per comodità della gente, soprattutto quando la gente di qui diceva, il marchese al parroco, ci vuole un prete che dica messa qui o ci stia, quando non possiamo venire in chiesa lì, c'è da passare il torrente, il fiume, quindi ecco la chiesetta là che resta per tanti tempi. Ecco, monsignor, allora mi scusi, ci accompagna un pochino più velocemente al fine 800? Fino a 800 potremmo dire la vita ecclesiale diventa un pochino più banale nel senso buono, cioè non ci sono grandi cose, no? Grandi avvenimenti, la vita ecclesiale si lega, si intreccia con la storia degli ultimi tempi, no? Il professore ha citato, ecco, mi pare, no, ha parlato con me, carrellata il mondo, il Medioevo, d'accordo, è tutto questo, anche l'Evo moderno e per le rivoluzioni, Casarza segue Genova con i suoi problemi, con le sue sofferenze, e con le sue illusioni quando Genova chiama Napoleone 1804 per dirgli stiamo con te che sei forte, ci danno tutti fastidio, a Genova sbarcano tutti, inglesi e francesi, vieni tu, e gli altri, i piemontesi, quindi vieni tu, e Napoleone la prende, i documenti che sono lì per 10 anni o 9 o 11. 1804-1814 diventa territorio francese, Empire Français, il sindaco si chiama Maire, quindi il sindaco di oggi fosse il cappato, allora sarebbe stato Monsieur le Maire, il signor sindaco, la mairie era il comune, e si va innanzi, poi ecco, arriva alle avventure belle e affascinanti dell'indipendenza, e 48, andiamo innanzi. A questo poi ci arriviamo dopo. Dottor Roscelli, le chiederei, grazie, le chiederei di portarci anche lei a fine 800, però sì, con una certa sì, velocità. Grazie. Riprenderei un momentino l'infeudazione che Carlo Magno ha fatto a favore dei monaci colombani di Bobbio per sottolineare due aspetti, cioè Carlo Magno ha infeudato la Valle del Petronio ai colombani affinché riportassero il lavoro e lo sviluppo sociale nella zona e poi soprattutto perché venisse promosso nella zona l'istruzione elementare, che è una cosa molto importante. Infatti ho potuto accertare che la prima cultura elementare nella Liguria
si è venuto a sviluppare proprio nella vallata del Petronio. Infatti gli studiosi di questo fenomeno a Genova, tipo il professor Massa, il professor Gorini, il professor Vito Vitale, danno atto che i primi maestri che si sono avuti a Genova fossero del Levante Ligure, e tra essi cita anche un maestro di San Pietro Frascati, proprio nei primi anni dopo il 1000. Quindi i benedettini, vorrei sottolineare questo aspetto, perché molto è una gloria che voglio rivendicare alla nostra terra. Cioè nel 1000, intorno al 1000, 1200 così, abbiamo lo sviluppo delle materie del trivio e del quadrivio che si vengono a sviluppare proprio in questa zona. Inoltre vorrei sottolineare che da Castiglione probabilmente è venuto un cardinale che si dovrebbe chiamare Gaufridus Castiglioneus, che alcuni lo dicono di Trani, mentre invece il libro della gerarchia, definendolo Gaufridus Castiglioneus, vuol dire proprio che dicesse di Castiglione. E infatti uno storico genovese, Lacinelli, lo chiama di Sestilevante, sempre per il fatto che ho sottolineato prima che Sestilevante raggruppava tutti questi territori. E poi si è sviluppato nella zona anche un certo interesse per certi generi di studi e soprattutto per la parte notarile. Troviamo che in questa zona vengano a trovarsi in questo stesso periodo circa 8 notai, tutti originari di questa zona, tra i quali ce ne sono 2 di Bargone, e lo voglio sottolineare, un Pietro e un certo buon vassallo di Bargone. Quindi vuol dire che una cultura effettivamente qui si era affermata. Questo per chiudere un po' l'età monastica. Io ho ancora bisogno, perché loro fanno decenni a me, io purtroppo li devo fare a voi. Allora, non possiamo... passiamo a parlare un po' dell'età delle signorie. Dunque, l'età delle signorie succedono proprio all'epoca monastica. Troviamo nella zona, nell'ordine, prima di tutti i Grimaldi, che si insediano tra Candiasco e Nansola di Bargone. Dopo di loro vengono gli Spinola, che hanno delle grandi proprietà e fondano, come ha detto Monsignor Gallo, la cappella della Madonna della Neve. Dopo vengono i Fieschi. I Fieschi vengono qui attraverso Alberto, che era il figlio del primo Fieschi. Ha avuto 2 figli in via naturale, un certo Ugo, che si è venuto a trasferire qui a Camezzana e ha dato origine ai Fieschi di Camezzana, dai quali sono usciti 2 preti di un certo rilievo. Uno, un canonico Giovanni, che è stato quello che ha ristrutturato la chiesa di San Giovanni di Candiasco, e poi un certo Giacomo di Camezzana, che è diventato arciprete delle vigne di Genova. Poi dopo i Fieschi si insediano nella zona altre famiglie. Un attimo, sì. Io ho sentito fra il pubblico qualcuno che ha detto Mimo Ricordo, è vero, ho sentito bene? Sì. C'ho un udito, posso arrivare fino lì? La fermo un attimo. Prego, prego. Così intanto la interrompo. Ecco, io ho sentito dire, io me lo ricordo, che anche cosa io. Si ricorda? Sì, no, sì. Non io, lei, non io. Sì, me lo ricordo. Che cosa ricorda di questo? Sa, ero piccolo. Eh beh, certo, ma che cosa si ricorda? Ricordo che aveva lasciato diverse fotografie a tutti, e ce l'ho ancora a casa, io credo. No. Aveva dato, e poi è morto lì, ma io ero piccolo, Ma mi ricordo. I suoi genitori ne hanno mai parlato? Lei ne sentiva parlare in casa? Sì, ne parlavano tutti. E che cosa ne dicevano? Che era un bravo prete, un prete era. Sì, sì. Ecco, ne ha parlato tutti. Comunque lei lo ricorda. Ervacolo. Ecco, lei mi dice il suo nome, per favore. Perego sono. Perego. E il nome?
a Luigi. Luigi Perego, ecco, questo signore Luigi Perego, fra l'altro, che ci siamo incontrati già l'altra sera, ecco, volevo, perché ho sentito, sì, ho un, vedere non vedo nulla, ma sentire sento benissimo, per cui, ecco, grazie, vado sì. avanti, però io la, lo so, sono cattivissima, però. Mi porti al 1900, dunque, la prego. No, diciamo le altre famiglie che sono venute, sì, li cito, basta, sì. I Giustiniani che si sono trasferiti qui a Barletti, i D'Amico, e in questo frattempo qui si sviluppa la podesteria di Sestri, perché Sestri Levante, che era, è nato come capitaneato, ha perso prima Varese e poi Castiglione, che hanno avuto un'amministrazione autonoma. Allora, sviluppandosi la podesteria di Sestri, devo dire questo, che il borgo più importante dopo Sestri Levante della podesteria era quello di Bargone. Quello di Bargone che si è sviluppato attraverso un borgo fortificato che vantava il possesso di 4 torri. Intanto il piccolo fortilizio di Nansola di Campalbaro, poi la torre al centro di Bargone, che era gestita dai Boggiano, che sono stati... no, dobbiamo fare un po' di storia. Sì, lo so, sì. Io volevo arrivare sì. alla storia, alla memoria, cioè io volevo... La saltiamo o poi ci ritorniamo? No. Andiamo sì, avanti con sì. grandissima velocità. Lo so che io le sto sì. assassinando il suo... però... Vabbè, c'erano queste 4 torri. Sì. E basta. Poi la Repubblica di Genova è andata avanti fino al 1797, quando è caduta Napoleone l'ha incorporata nell'impero francese. Da quel momento lì la Liguria è diventata una terra francese. Hanno creato un dipartimento a Chiavari, il dipartimento degli Appennini, che corrisponde a un capoluogo di provincia, e quindi questa zona qui dipendeva dalla provincia di Chiavari. Ecco, successivamente al periodo napoleonico, che cosa succede? Siamo nel 1800. Dunque, successivamente al periodo napoleonico, la Liguria è incorporata al Piemonte. Incorporata al Piemonte, e con l'incorporazione della Liguria al Piemonte cominciano allora l'epoca della nascita industriale. Ecco, dove nasce questa attività dunque, industriale? Praticamente possiamo dire questo, che la prima attività industriale, una delle primissime attività industriali della Liguria, nasce proprio nel Bargonasco. E perché nasce qui? Perché i geologi dell'Ottocento, capeggiati da Arturo Wissel, hanno trovato le famose miniere di rame nativo e di calcopirite, e anche un po' di oro allo stato nativo, ma una piccola quantità. E ritornando alla calcopirite e al rame, questo minerale veniva lavorato nello stabilimento fondato a Bargonasco dalla Società Metallurgica Italiana, che cercava di estrarre il rame per procedimento di elettrolisi. Questo procedimento non ha dato buoni risultati, e infatti questa società ha fallito, e adesso è subentrato la Gardella EC ramifera di Bargonasco Casarsa Ligure. Ecco, quanti dipendenti incorporava questa? Incorporava circa inizialmente 250, successivamente quando hanno cominciato a sfruttare anche le miniere di Monte Zanone, il cui minerale lo trasportavano a Bargone, circa 400 persone, tra quelle dello stabilimento e quelle che erano impiegate nell'estrazione del minerale. Il minerale aveva un basso tenore, intorno al 4-5%. Una parte la sfruttavano qui e una parte la vendevano agli inglesi, e era trasportata a Swansea nell'Inghilterra. Ecco, fra i presenti c'è qualcuno che conosce qualche notizia su questa attività, che o ha avuto i padri o... in questa... nessuno ha lavorato in questa... Sì, prego. Il signor? Prego. Minetti. Signor Minetti, prego. Io ho lavorato per 36 anni, tutti nel Bargonasco, nella TLM, però avevamo già la lavorazione con rame, l'alluminio che veniva...
dalla Spagna e forse anche dalle altre nazioni, più dalla Spagna. C'era i forni che fondevano e poi la lavorazione a tubi, a lamiere, a tubolari per le locomotive dei treni. Ecco, perché in quel periodo arriva anche la ferrovia, sì, voglio dire. Appunto, avevo detto che è cominciata l'industrializzazione, è cominciato anche l'elettrificazione dell'Italia ed è cominciato anche la costruzione delle ferrovie dello Stato. Allora, il minerale che era estratto da queste miniere era lo stesso utilizzato, perché improvvisamente l'Italia si è trovata a affrontare tanti di questi problemi di carattere industriale e di traffico, quindi il minerale, anche se era a basso tenore, era in quel momento utile per comunque non far uscire dalla valuta, utilizzata ugualmente. Grazie. Ecco, e a questo punto siamo nel... dove siamo? Io mi sono persa. E siamo... ormai nel 1900. Si è alla fine del 1800. Alla fine del 1800. Eccola. Però bisognerebbe fare anche una piccola digressione, che l'abbiamo dimenticata. Vorrei citare che da Bargone sono venuti due pittori. Uno è ricordato nel Soprani e si chiama Giacomo di Bargone, e l'altro Gian Andrea Boggiano, che era di scuola antiraffaelita e quindi non era certamente dalla scuola del Paggi, del quale è stato recentemente trovato un quadro che è stato restaurato dalle Belle Arti ed è conservato nella Cattedrale Sarzana. Ecco, da questo momento Casarza comincia a lasciare un segno, siamo nel 1900, e un segno nel mondo. Quali sono gli aspetti di questa sua evoluzione? E dunque, intanto bisogna ricordare questo, che attraverso l'infeudazione che abbiamo avuto per i monaci, praticamente, dato che Carlo Magno è stato il fondatore rinnovatore dell'impero romano d'Occidente, possiamo dire che il primo mattone della restaurazione dell'impero romano è stata posta qui nella vallata del... Ecco, parliamo di economia adesso. Per l'economia, dunque, con questa attività industriale, Casarza si è fatto conoscere in tutto il mondo, perché ha cominciato a esportare i suoi tubi un po' dappertutto. Faceva una produzione che si aggirava intorno alle 400-600 tonnellate, quindi non era una grande quantità, ma però almeno il nome Casarza cominciava a essere conosciuto. Poi, ecco, un altro aspetto economico era il vino, è stato il vino di Verici. Potrei dire questo, che parallelamente all'attività industriale è cominciata a svilupparsi nella zona anche un'attività agraria, quella del vino di Verici, quella per esempio delle pesche e delle fragole di Bargone, e poi qualche altra produzione che io... Adesso cominciamo col vino. Ecco, abbiamo qui un rappresentante della... ci dice il suo nome, sia gentile. Io. Gianni Peri di Verici. Io, prima di passare al vino, cito due punti della mia frazione. Noi abbiamo ancora i ruderi di un convento dei Benedettini che risale prima del 1000 a Verici. Poi abbiamo la chiesa romanica che, da documenti che ce l'ho in casa, saliva prima del 1000, del 900. Adesso passiamo al vino. Il vino alla fine del 1800, quegli anni lì alla fine, noi avevamo un grande produttore di Verici che si chiamava Brusco Nicola, e il Rangamba aveva un albergo a Sesti Levante e ha cominciato a esportare il nostro vino alla Real Casa di Roma nel 1905. Poi ha partecipato all'esposizione italo-americana al IV secolo per le feste colombiane, prendendo il primo premio. Poi passiamo al 1893, al Principato di Monaco, ancora primo premio. Ecco, di questo lei ha la quantità, documentazione. Io ho tutta la documentazione. Come quantità, come produzione, il paese viveva tutto su
proprio il vino come olio non è che ci fosse una grande abbondanza. Ecco, come si muoveva la gente intorno a questa produzione? Si muoveva con dei grandi sacrifici perché non c'era nessuna comodità. Fino al 1950 Vergi era un'isola in mezzo al mare, senza acqua, senza luce, senza strade. In mezzo al mare e senza luce, acqua e strade, fino al 1950. Poi, con il nostro volontariato, con l'aiuto delle amministrazioni che abbiamo avuto, siamo riusciti a realizzare tutto quello che era necessario, dalla strada, alla luce, all'acquedotti, e si continua in pieno ritmo. Siamo proprio in grande ripresa. Ecco, chi è che coltivava la vigna in quel... Erano tutti. Tutti. Perché... E confluivano poi, o ognuno li faceva per conto proprio? Il prodotto veniva smerciato a Chiavari, nella vallata di Cicagna, di Carasco, di Varese Ligure, era un prodotto pregiatissimo. C'era una richiesta e c'era anche una quantità, mi ricordo nel 1930, che erano dei vigneti meravigliosi. C'era un'uva alla fine di settembre che sembrava oro che brillasse nei filari. Lei da quanti anni lavora? Ho 74 anni. Sono rientrato... Io non gliel'ho chiesto, l'ha detto lei. No, lo dico così. Io sono andato a Vergi nel 1929. Sono nato a San Francisco di California. Sono venuto di papà, che ha migrato laggiù, papà di Vergi, la mamma di Casarsa. La nonna di Don Gallo era la sorella di mia mamma. E poi mio papà del 29 ci ha portato a Vergi. E di lì ci siamo affezionati, oggi guai chi ci porta via. E si continua, c'è una ripresa, soltanto che adesso abbiamo una minaccia per la malattia della vigna. Questo ci preoccupa un po'. Ecco, di questo poi eventualmente torneremo a parlare, la ringrazio. Ecco, abbiamo parlato di vino e abbiamo parlato anche di agricoltura in genere. C'è qualcuno fra i presenti che può intervenire su questo argomento? Sì, prego. Delle pesche la mio cognato. Delle pesche suo cognato, chi è il cognato del signore? Ecco. Casata era un paese... Lo tengo io, grazie. Aveva tante pesche. Io mi ricordo che ci lavoravo, delle sere avevamo 100 quintali di piselli, adesso non ce n'è più neanche uno, tutto cemento è diventato. Dove c'erano i pesca, piselli? La pesca adesso... di Casarsa, Chiavere la conoscevano, benissimo, a Costano li chiamavano. Ecco, fin dove le esportavate queste pesche? Dove andavano? A Genova e Spezia. Noi ci lavoravano, Ecco, dove erano queste coltivazioni? Giù in fondo, laggiù, dove... Laggiù nelle palme ci dicono. Ecco, la sua famiglia si è occupata di agricoltura in tutto questo. Io pregherei in silenzio un attimino qui perché c'è un fruscio terribile. Noi eravamo una famiglia numerosa. Quanti? 9 figli. E abbiamo fatto tutti il militare, intendiamoci tutti. Nessuno era inabile? Tutti arruolati? No, tutti inabile. E c'è un figlio, anche lui era inabile. Abbiamo fatto tutti i militari. Tutti i militari. E com'era la vostra vita nell'ambito familiare? Era miseria allora, signorina. Chiedo scusa. Vi sentiamo sul microfono, è terribile. Grazie. Allora c'era della miseria, soldi non ce n'era. Io ho lavorato a Riva Trigoso a 7 centesimi l'ora, guardi un po', a bordo dell'Esperia. Se la ricorda quell'Esperia? Non proprio, devo averla vista in fotografia. Era del 15, del 16. Sì. Ero piccola io allora. Non c'era ancora. Sono piccola anche adesso, ma voglio dire. Io sono il terzo della famiglia, siamo ancora 5, 3, sono 4 sono morti. Ecco, che tipo di ricordo ha di questa sua famiglia? Mio padre lavorava alla gaggianaia qui. Cos'è la gaggianaia? La miniera. Ah sì, la miniera. Era un minatore, ha sempre lavorato lì. Guadagnava 70-80 lire al mese, non di più, lavorando in galleria, ma i soldi non ce n'era, basta. Avevamo un terreno, io sono nato qui a Barletti. Lei è coniugato? È sposato? Sì, altro che ho un figlio e una figlia. In che anno si è sposato? Mi sono sposato dal 30. Mi dà due notizie. Intanto chi era il parroco all'epoca? Allora c'era Loero. Quando mi sono sposato io.
e c'ho un figlio che abita qui vicino, una figlia che abita, moglie non ce l'ho più. Forse lei lo conosce, mio figlio. Era a Chiavari quando ha fatto quella festa, lei? Non quale festa? Dottore. Allora, non mi sbaglio allora. Vabbè, comunque, torniamo. Cosa si ricorda? Come ha fatto a sposarsi, per esempio, lei? Io sono tipo di sacrifici a... sì. Parlando chiaro, mi sono sposato al Benga, sulla riviera di Ponente, e a 28 anni ero già vedovo. Figli non ce n'avevo, c'avevo terreni a casa, ero impiegato nella Banca d'America, poi sono andato al Credito Italiano, poi me ne sono andato. Poi me ne sono venuto via, mi sono messo socio con i miei fratelli, si lavoravano frutta e verdura, andavo a Genova, dappertutto. E si tirava via, ma si guadagnava poco con i tempi. Il primo cambio che è venuto a casarsi è stato il mio fratello, aveva 129 di targa, aveva. Guardi un po'. Il primo camion, in che anno era questa? Era del 26. Del 26. Io sono dell'1, ho 93 anni. Complimenti, complimenti davvero, grazie. Ecco, e a questo punto siamo a... dunque, abbiamo parlato di agricoltura, abbiamo parlato... Parliamo un attimino, visto che ne stava accennando il... mi sono dimenticata il suo nome, mi perdoni. Peregol, signor Peregol, ne stava parlando. Parliamo un attimino di scuola. Visto che, dottor Roscelli, qual era l'aspetto della scuola? Scolarizzazione nel 1900, a notizia, o forse lo chiediamo? Io la prima elementare l'ho fatta ancora a Bargone e ho avuto come maestra la mamma del professor Robertello. E poi di più non potrei dire per la zona, perché mi sono trasferita a Sestri e non so esattamente... cosa sia successo, forse qualcheduno... Monsignor Gallo, lei ha informazioni su questo argomento? C'erano delle maestre eroiche che avevano 30-40 ragazzi, bravi, forse anche intelligenti. Le scuole erano così, raffazzonate alla meglio, un po' qui, un po' là. Noi andavamo dove c'era il nespolo di come si chiamava lì, Pellegrin. Poi si andava a rubare il nespolo nell'intervallo, qui vicino. Se dopo andava, sono organizzato. Non lo dica? Andavamo chi c'era Pellegrin, lo so. Sì, tutti, ma ho capito, ma non ho capito. E c'era un nespolo fuori e andavamo a rubarle. Ah, ha detto rubare, perché avevo capito. Una cosa onesta, bene. Io chiedo scusa. Una cosa onesta. E poi da già, questa maestra facevano appunto, erano pagate dai comuni, non so quanto, era maestra della zona. Prego. Di questi posti qui, no? stavano anni ed anni affezionati agli scolari, si faceva scuola anche mattina e sera, no? I miei tempi erano già un pochino più ritardati, con vacanza il giovedì, sono state maestre in gamba, maestre forestieri, più donne che uomini, no? Quindi c'era tanta gente che non poteva venire, doveva lavorare prima dei miei tempi, io interpreto un po' quello, ricordo quello che ho sentito dire. Mia mamma, la maestra, la mandava a fare la minestra perché c'era il carbone, ci voleva una mattinata a fare il brodo e poi le dava un bel voto e così diciamo, ho imparato poco allora, in quinta, a soffiare nel fuoco, piccoli flash del mondo di allora. Povere maestre, anche loro sole, lì abitavano a Chiavari, a Sciamaria, ricordata Sciamaria, e quindi poi man mano si è organizzato bene, i tempi sono cambiati. Diamo un'occhiata, direi io, già che ho la parola, a qualche personaggio di che non so se... Ecco, infatti, io stavo dicendo, abbiamo ospiti questa sera alcune insegnanti della scuola elementare di Casarza Ligure. Ecco, la signora, faccio presentare, da te ci conosciamo, ma... Sì, Chiappe Luigina. Luigina Chiappe, ecco, voi avete portato un registro. Abbiamo trovato negli archivi della scuola alcuni vecchi registri. Ne abbiamo portato uno... Anno scolastico 1917-18, è una classe terza e sono 43 alunni, i maschi divisi dalle femmine, abbiamo visto sul registro, erano 9 materie, chi raggiungeva la media veniva promosso, però la parola non esiste. Dispensato dagli esami. Dispensato, invece chi aveva queste, comunque. Perché ci sono delle medie di 2, 3, 0, 4. Ah, bene, allora di questo ne parliamo un attimino così e vediamo che cosa hanno raccontato ai figli queste persone.
Anche abbiamo trovato dei cognomi che ancora oggi ci sono, invece altri nomi ecco, strani. Vediamo un attimino, leggendone qualcuno, se a qualcuno venisse in mente questi nomi. Poi decideremo se leggere i voti o meno. No, non i voti non li leggiamo, magari i bambini hanno qualche bisnonno. Che ha detto che era bravissimo che ha detto a scuola, che era bravissimo. Ai miei tempi. Non è il caso di infrangere delle memorie. Ecco, vediamo un attimino se qui in sala c'è qualcuno che riconosce. Ad esempio qui c'è un Bardiani Mario. No, assente. Colorado Francesco. Sì, ho sentito un sì, ecco. Sì, è un cognome famosissimo, ma ci sono ancora oggi. Eh sì, ci sì, sono. Ma la persona in questione lei la conosce? Non so, è che il Francesco nome. Mi pare. Qui c'è un Gallo Angelo. Sì, ci sono. Figlio di Domenico. E di sì. Gandolfo Emilia. Sì, che ci sono. Gallo De Caneve. Domingo. Figlio di Domingo. Qui. Voglio dire. Difatti abita in Colorado via Francesco. Casenove. Era a Castiglione morto. Francesco c'è ancora? Colorado Francesco, no. C'è il papà di un consigliere, non c'è un consigliere. Il papà di Colorado. Ecco, allora non ce ne parliamo ancora. Se la persona non c'è più. Non è. Garibotto Antonio. Tanti Garibotto. Sì, ecco, aspetti che ho sentito un sì. Andiamo qua a sentire un attimo. Garibotto è un cognome comune, diciamo. No, ma la persona che abbiamo citato. Garibotto Antonio. Sì. E quindi che scuola faceva? Che scuola faceva, signorina? Aspetti, perché ho un microfono solo. Nel 1908 frequentava la terza, no? È nato nel 1908. Sì. Di casa, Garibotto Antonio, forse è il papà di Giovanni il muratore. O da Pestella la zia. E anche quella della Pestella. Quindi una persona è un cognome, che... diciamo, sì, di qui, sì, ancora viva. Sì. Ah, ecco, allora, nel dubbio ritorniamo un attimino, un altro paio di nomi. Io voglio trovarlo almeno uno su cui chiacchierare. Se c'è qualche bambina. Sì. Andreoli Letizia. No, non c'è più, è sparito a Casarza. Sì, è un cognome che non abbiamo più sentito. Brusco Elisa. Brusco Verici. E qui dice abita in via Verici. Quindi. Verici. Li conosce lei questa signora? Ma non è certa. Bregante Angela. Non ne troviamo neanche Bargone, uno. Bargone, Bregante Angela. Bargone. Qui non è Bargone. No, non è di Bargone. Andiamo avanti con un altro nome perché non è lei. Cioè la via è via provinciale superiore, che ora non so come si chiami. Bargonasco. È il Bargonasco forse. Ah, ecco. Ceccherini Iole. Ceccherini no. Clerici Egidia. Neppure, no. No. Zarza, no. Cassanello Maria, dei Cassanello ne abbiamo avuto anche recentemente a scuola. Passato ce n'erano molti, no? Qualcuno? No. Passato non ce n'erano Cassanello. Vabbè, non possiamo cucire cappotti addosso a nessuno. Dighero Amelia. Ecco, Dighero, sì. Chi è Amelia? Zolezzi, ecco, sì. Zolezzi. Dentone Anna. Dentone, tanti dentoni. Non rispondere a queste cose. No. Vabbè, parliamo un attimino invece dei numeri. Amelia, c'è ancora signora Chiappe. Qual era la presenza in quegli anni? Abbiamo visto che assenze ne facevano pochissime. Si vede che godevano di una salute di ferro. Le bambine erano più assenti dei maschi. E perché forse avevano più da lavorare. Perché lavorava la casa. Diciamo le verità come invece sono. Invece abbiamo visto che la percentuale delle assenze nei maschi è minima. 3-4 assenze l'anno. Ecco, numero invece, cioè com'era la frequenza intesa numericamente? Io sai, non te lo so dire questo, perché ho solo questo registro in mano, non è che ne abbiamo non abbiamo avuto il tempo di guardarne tanti. Sì, d'accordo. Abbiamo dati più recenti che alla mia collega. Sì, dal 1947-48 esistevano 5 plessi intanto, Bargone, Massasco, Cardini, Verici e Casarza Ligure.
Abbiamo visto curiosamente che nel 47-48 il capoluogo Casarza aveva 170 alunni e quest'anno ne abbiamo 171, quindi c'è una certa vivacità, però ha subito un decremento anche Casarza, in quanto negli anni 70-80 esistevano tre classi parallele, quindi 15 classi, ora invece abbiamo 10 classi. E anche il numero si è un pochino abbassato, pur mantenendosi sempre abbastanza vivo, perché abbiamo una media di 18-20 alunni per classe. E poi si può dire la prima scuola che è stata chiusa è stata quella di Verici, nelle 65-66 abbiamo notato. E l'ultima invece è quella di Massasco, che è sempre stata una scuola che ha avuto una popolazione molto alta. Si vede che era una posizione, diciamo, in cui c'erano molti abitanti, appunto, sempre dovuto forse anche alla... E quindi diverse persone forse si sono anche con gli anni allontanate. Mentre parlavo di scuola, abbiamo toccato l'argomento le ragazze erano più assenti dei maschi. Ecco, invece parliamo un po' di donne. Come erano impegnate le donne in quel momento nei vari settori dell'economia, eccetera? Naturalmente nell'agricoltura immagino che siano state la parte predominante. Ce ne parla lei? L'avete proprio, eh? L'avete? L'avete? Tutte contadine erano. Sì, ma lavoravano tutte, questo è il problema. Però c'era uno stabilimento qui vicino, che la chiamarono la conserva, ce n'era tanta a lavorare lì. Che era e anche qui in fonderia lavoravano delle donne, io me le ricordo. Loro quindi anche in fonderia? Altrimenti erano tutte contadine, avevano delle gran mucche. E lavoravano tutti e tutti vivevano lì. C'era anche degli operai a Casarsa, ma c'era tanti contadini. Era così. Ecco, a questo punto io vorrei presentare un ospite, poi riprendiamo, che abbiamo qui questa sera e che ci ha... Io sto facendo impazzire i ragazzi con le telecamere, chiedo scusa. Il sindaco di Castiglione Chiavarese, Luigi Antonini. Grazie intanto per aver accettato l'invito, che tra l'altro è stato formulato con molto piacere dal sindaco. E vicino al sindaco c'è il professor Figone, che si occupa, anche lei sta facendo delle ricerche storiche sul territorio. Ecco, ci parli anche lei, le chiedo scusa, il tempo è quello che è. Casarza Ligure, che tipo di rapporti, Castiglione Chiavarese e Casarza Ligure, che tipo di rapporti nella storia sono esistiti fra queste due realtà, visto che comunque questa era una strada maestra per certi aspetti e di grande comunicazione? Ma io penso che i rapporti tra Castiglione e Chiavarese siano sempre stati di fratellanza, perché le persone che abitano a Castiglione e le persone che abitano a Casarsa, secondo il mio modo di vedere, si sono sempre considerati come fratelli, come tutta una famiglia, appartenenti alla Vallata del Petronio. E io mi allaccio proprio al discorso che avete testé concluso per la scuola, per dirvi com'era la situazione della scuola a Castiglione. Noi a Castiglione la prima scuola femminile nasce nel 1864 ed è la maestra Enrichetta Crescini, che viene decorata dal re Vittorio Emanuele II di medaglia d'oro per i suoi 65 anni di attività scolastica. Tanto è vero che qui il presente dottor Roscelli, allora sindaco di Castiglione Chiavarese, intestò una via a questa Enrichetta Crescini, se non sbaglio mi corregga. Io ho avuto la fortuna di avere il quadro con la medaglia e il riconoscimento e è stato posto nella scuola elementare di Castiglione. Ma nel 1864 la Enrichetta Crescini viene nominata maestra del comune, perché prima del 64 le scuole non erano obbligatorie, andava a scuola solo che aveva appunto la possibilità economica, perché la maggioranza delle persone lavoravano nell'agricoltura, compreso i bambini e le bambine. A Castiglione questa Enrichetta Crescini apre la scuola nell'oratorio,
di cui è stata frequentata la scuola da Rinchieta Crescini anche da mio padre, da mio suocero, da mia suocera e da mia madre. E tutti quanti hanno conseguito quel titolo che diceva la maestra, che non era una promozione, ma era un riconoscimento di aver frequentato questa scuola, che serviva, che serviva più che altro per dare la possibilità di saper leggere e scrivere, niente di più. A questo punto arriviamo fino al 1900 e gli anni 20 con la riforma Gentile, che la scuola diventa obbligatoria, e a questo punto Castiglione deve riconoscere di essere stato all'avanguardia, perché ha costruito le scuole nuove che ci sono ancora tutt'oggi in tutte le frazioni, con la casa per la maestra, ci sono ancora tutt'oggi, e dal via alla istruzione moderna obbligatoria, perché oggi in Italia la scuola è obbligatoria, e perciò non come prima, che potevano partecipare solo chi aveva le possibilità. Ecco. A questo punto io vorrei fare un cenno che riguarda proprio il Novecento, che riguarda non solo la popolazione del Tiguglio, ma che riguarda tutto il paese. E io vorrei fermarmi proprio su questo punto, sulla riforma Gentile, che io la ritengo, anche se diciamo la verità, è stata varata nel periodo del ventennio, però questo ministro Gentile, io francamente, siccome che ho frequentato la scuola in quel periodo, mi è rimasto impresso questo ministro che aveva fatto le scuole obbligatorie. Siamo nel 1920, 21, 22. L'Italia ha l'80% degli italiani è analfabeta, con tutta la miseria che c'è dietro all'analfabetismo, perché logicamente i nostri cittadini, l'unica via che avevano di sopravvivenza dignitosa era quella di andare emigrato, o in America, o in Canada, o in Germania, o in Svizzera, eccetera. Nel 1920 viene fatta questa riforma. Questa riforma forgia nel ventennio tutti i giovani italiani, fino al 1943, poi cade il regime e comincia l'Italia del dopoguerra, dal 1945 in poi, questa Italia viene data in mano a tutti questi giovani che sono stati forgiati in questa scuola. Io lascerei a parte il regime, mi fermo alla scuola, che forgia questi ragazzi del periodo della riforma della scuola. Che fra questi ragazzi mi onoro di essere anch'io fra questi. Nel 1945 a questi giovani viene data l'Italia a mano, distrutta totalmente nei suoi due terzi, rasa al suolo, senza industria, nella povertà più assoluta, nel giro di un ventennio, dal 1945 al 1970, portano il nostro paese fra i primi 7 paesi del mondo. E qui la fermo. Nel giro di un ventennio. Siamo già troppo avanti. E qui mi fermo, perché fra questi giovani ci sono i giovani di Casarsa, ci sono i giovani di Castiglione e ci sono i giovani di tutta Italia. In un ventennio portano il nostro paese da uno dei più poveri del mondo fra i primi paesi del mondo, fra i primi 7 paesi del mondo. Si merita un applauso questa cosa, no? Sento dei bravo, bravo. Ecco, il professor Figoni, di cui ho dimenticato il nome di battesimo, mi deve scusare, Fausto. Ecco, invece, torniamo indietro, torniamo, Novecento... Sì, anche prima, io cercherò comunque, non si spaventi. No, io no, sì, però ecco, certo. Sono vittima... In brevissimo tempo cercherò di rispondere a una domanda che mi ponevo ora. Sì. Come si è arrivati in tutti i secoli che sono passati a quelle situazioni sociali che ci hanno descritto con parole, io dico, meravigliose, questi due meravigliosi signori che ho vicino. Cioè, come si è arrivati a dire che coltivavano la terra anche quando pioveva, quando non c'erano strade,
eccetera, perché sono situazioni che hanno certamente una motivazione storica. E questo mi fa pensare anche alle parole che ha detto giustamente il sindaco in apertura. La storia è fatta senz'altro di grandi momenti, di personaggi, di situazioni suggestive, ma è fatta anche a fianco di questo di piccole cose, di situazioni di tutti i giorni, di situazioni intrinseche ad una comunità, che portano appunto a queste situazioni che poi noi ci troviamo davanti nella memoria appunto di quelli che stiamo intervistando e che dovrebbero essere forse più numerosi, perché sono loro che dovrebbero raccontarci questo periodo, non noi a loro, ma loro a noi. Dunque, allora Castiglione ha illustrato già a grandi linee il dottor Roscelli. Attraverso il periodo romano arriviamo alla donazione carolingia del 774 al monastero di San Colombano di Bobbio, passiamo attraverso la fase delle varie signorie, queste poi a poco vengono assorbite in seno alla compagna genovese, si arriva al momento della Repubblica, si arriva alla costituzione della podesteria e qui abbiamo della documentazione sufficientemente certa che ci dice le vicissitudini delle nostre terre. Ma cosa ha trovato Genova quando è arrivata sulle nostre terre? Quali erano le situazioni delle famiglie? Qual era la situazione della comunità che si è trovata ad amministrare? Castiglione ha una caratteristica, io penso. Il territorio castiglionese e anche in parte quello di Casarza. È chiaramente un territorio di comunità agricole, quindi l'economia prevalente è quella dell'economia agricola. Vivevano chiaramente di agricoltura, in parte di pastorizia, forse non molto, ma era attraversata da una grande strada. Era attraversata da una strada che dalle Marine, come si diceva, cioè da Sigestra, collegava col Parmigiano, collegava con la Lombardia, collegava con Venezia e quindi attraverso questa strada transitavano le merci che dagli scali marittimi portavano al grande commercio di Venezia. Quindi a fianco a queste economia, diciamo così, di sussistenza, come era un po' in tutte le comunità dell'entroterra, si affiancava una nascente economia di tipo mercantile. E questo ha portato, dico dalle nostre parti, ad una sorta di, anche se non molto accentuata, dicotomia di interessi. C'era una parte di notabili che emergevano, ora tralascio tutta la formazione di questa classe di notabili attraverso la ridistribuzione delle terre nel passaggio dalle signorie alle persone emergenti, eccetera. Una parte di queste persone vivevano e avevano interessi, direi, prevalentemente commerciali. Una parte invece, ed era la grande maggioranza di questa gente, viveva ancora sull'agricoltura. Questa gente che viveva sull'agricoltura, su cosa basava la propria sussistenza? Basava la loro economia, diciamo, principalmente su tre grandi prodotti. Le castagne, perché dobbiamo far mente locale un attimo, che fino praticamente al secolo scorso, anche se Colombo è venuto su con buona volontà e ci ha portato la patata e il mais, ma fino a praticamente all'Ottocento questa non è stata messa in uso concreto. Quindi basavano come sussistenza sulle castagne, sull'olio e sulla vite. Castagne, olio e vite erano quindi i tre fondamenti della vita di questa agricoltura locale. E cosa succedeva? Che nelle comunità di tipo prepodestarile, diciamo fino al 1400, eccetera, e anche al 1500, questi territori venivano gestiti in grossa parte in maniera collettiva. Quindi c'era una grossa parte di questo territorio che veniva coltivato non dai singoli proprietari, ma per esempio il diritto di pascolo andava su tutto il territorio della comunità. La raccolta del legname, c'era la possibilità di questa comunità in maniera collettiva di gestire la raccolta del legname. Così la ghianda, così la raccolta delle castagne dopo un certo periodo, eccetera. E mentre una piccola parte dei piccoli proprietari esercitava il possesso dei loro piccoli appezzamenti e fondava la sua economia su questi raccolti. Da un certo punto, praticamente dal 600 in poi, c'è stato, ed è diffuso su tutta la Liguria, ma nella zona di Castiglione in particolare,
anch'io devo stringere. C'è stata una appropriazione da parte della proprietà di questi territori comuni, così che una larga fascia di queste persone sono trovate a non avere più di che vivere. E qui comincia uno dei primi grandi problemi che non ho sentito poi qua parlare, che è quello dell'immigrazione. L'immigrazione c'è stata di due tipi: un'immigrazione locale, stretta, che portava questa gente, questa povera gente, a dover emigrare verso le Maremme, verso la Lombardia, eccetera, per trovare un pezzo di pane, perché qua si moriva letteralmente di fame, una certa parte. È venuta poi successivamente l'emigrazione che è cominciata a metà del secolo scorso, che magari questa qua potrebbe essere un momento di interesse di memoria storica, perché c'è stata l'emigrazione verso... Allora, vediamo un attimino, chi fra i presenti può intervenire sul discorso dell'emigrazione? No, non vi fate pregare. Io a gran nome ricordo ben poco, perché sono venuto dall'America che avevo 4 anni, però mio papà ne parlava molto. È stata anche una vita dura, era a San Francisco, non era facile, non capivano la lingua, dovevano abituarsi a qualsiasi lavoro. Comunque alla fine ci è andata abbastanza bene, che quando è ritornato era ben messo e insomma, era andata bene. Ecco. E questa migrazione, come ad esempio a San Francisco, gli italiani, i genovesi sono molti, e loro hanno un attaccamento per chi ci rimane. Uno va, però la terra... Parlano sempre dei loro paesi, muoiono col dispiacere di non poter ritornare, però hanno dovuto purtroppo emigrare perché le famiglie erano numerose. Ecco, la sua famiglia di che cosa si occupava in Mio San Francisco? Papà ha fatto diversi lavori. Ultimamente era in una compagnia che erano 170 compagni per la polizia di San Francisco. Raccoglievano le immondizie, diciamo, i rifiuti delle famiglie, il lavoro era quello, e ci rendeva abbastanza molto bene. Poi una gran parte erano fioristi e lavoravano anche laggiù nell'agricoltura, e rendeva bene. Ecco, mi tolgo una curiosità. Gli utili, i proventi, i soldi che venivano guadagnati... Come facevano a portarli in Italia? Qual erano? Portavano con facilità. Mio papà, quando è rientrato, tutti i suoi... Ecco, non ne mandavano su man mano, attraverso parenti, amici, conoscenti? Mandavano, come mio papà aveva lasciato la moglie con figli a casa, a casarsa, e mandava i soldi di quello che poteva mandarci. Però quando è rientrato non ha avuto... Era libero di portare quello che aveva guadagnato tranquillamente, senza problemi. Ecco, no, perché ci sono diverse situazioni dove queste persone che erano appunto in America, eccetera, mandavano i soldi man mano da amici, parenti, eccetera, e qui venivano capitalizzati, cioè venivano acquistate le case, venivano costruite, eccetera, cose di questo. Sì, qualcuno avrà fatto senz'altro così. Mio papà ha comprato quando è rientrato, quando è tornato. Il grosso se l'è tenuto in saccoccia e l'ha portato su dietro della serie fidiamoci, ma poi mica tanto. Prego, il sindaco Antonini voleva intervenire un attimo sull'immigrazione. Io volevo completare la questione dell'immigrazione per far notare un particolare che forse dal Tigullio non è ancora stato sposato, ma io spero che molto presto verrà compreso, anche perché qui c'è un libro della rivista storica dei comuni dove pubblica appunto un documento in cui si ha quasi la certezza che a Castiglione Chiavarese abitavano gli avi del grande navigatore Giovanni Caboto. Adesso, per spiegare a tutti chi è Giovanni Caboto, che senz'altro la maggioranza lo sa, Giovanni Caboto è stato un grande navigatore che ha lavorato per conto degli inglesi. Mentre Cristoforo Colombo ha scoperto il Sud America per conto degli spagnoli, Giovanni Caboto ha scoperto il Nord America
appunto anche la California e il Canada per conto degli inglesi. E qui noi abbiamo memoria del Novecento, Portofino è stato fondato dagli inglesi. Gli inglesi, c'è solo una regione al mondo che la considerano pari a loro, è la Liguria. Cioè, hanno questo per parsimonia? No. No, perché nel Ligure loro hanno in mente il Giovanni Caboto che le ha dato tanta fortuna, perché le ha dato praticamente la colonia più grande dell'Inghilterra, sono stati gli Stati Uniti e il Canada, le grandi ricchezze che ne ha dedotto l'Inghilterra e che forse ne sta deducendo ancora adesso. E qui, ecco, qui noi abbiamo un capitolo che sarebbe da aprire molto lungo, che non, lo apriamo, ma che ci fermiamo a proposito dell'America, dell'emigrazione. Questo, siccome che Caboto appartiene alla Liguria e che un giorno il Levante si ricorderà che come Genova ha fatto salti mortali per far riconoscere Colombo genovese, il Tiguglio farà salti mortali per far riconoscere che Caboto è un tigulino e che potrebbe essere appunto una grandissima attrattiva turistica, dove a Castiglione c'è ancora il castello in ottime condizioni che si può visitare. Io mi fermo qui, però è un argomento di cui la vostra trasmissione, siccome che opera nell'ambito del Tiguglio, dovrebbe sviluppare, perché l'avvento della scoperta dell'America è stata una storia che stiamo vivendo ancora adesso e che perciò vale la pena di parlarne. Ecco, a questo punto io mi interrompo per un breve stacco e ci vediamo dopo. Ecco, riprendiamo con il signor Giuseppe Solari, che voleva intervenire a proposito di che cosa? Ho riusato il microfono due volte. Sì, una piccola storia di casa che si inserisce nella storia di Casarsa. Cioè, che a Case Nuove, per essere precisi, c'era nel 1907 una casa di cura che era proprietario il dottor Sottani Nicolò, chirurgo primario dell'ospedale di Pamatone, che adesso sarebbe la Galliera. La casa era condotta e amministrata dalle suore agostiniane d'Arges, suore destinate appunto all'esercizio di simili stabilimenti. E poi qui, questo libricino, ci sono le fotografie che si vedono benissimo, si capisce, si vede, c'è anche una più grande che si vede con Casarsa, che a leggerlo è troppo lungo, ma spiega tutto come facevano, cosa facevano, come curavano, perché operavano anche tutto quelle, cioè è una cosa che era molto molto importante a quei tempi. Sì. Ecco, la situazione, grazie. Ecco. Questo signore voleva intervenire su, sì. Lei è? Io, Angelo Stagnaro. Io vorrei leggere un pochino questo articolo che parla un pochino della ramifera del Bargonasco. È una cosa vecchia, voglio dire. Sì, è una cosa vecchia che mi ha dato la famiglia, che però io ho messo insieme da una serie di pubblicazioni molto ampie. E perché lo faccio? Anche perché si è parlato un pochino prima di immigrazione. Io sono un operaio della Fincantieri, adesso in pensione. E il cantiere non so se terrà aperto, se chiuderà, la tubifera, c'è quello che lei... Io volevo comunque, sì, gli illustri personaggi delle nostre valli. Cosa ha fatto il Gardella? Qua, narrando i trionfi di quella che fu una importantissima azienda metallurgica della Val Petronio, la società ramifera Lorenzo Gardella, ci anima un sentimento, quello di narrare le vicende del Lorenzo Gardella, al quale si deve molto al progresso economico della nostra valle. Lorenzo era diplomato, capitano di lungo corso nell'Istituto Nautico di Camogli. Essendo il padre armatore di velieri, viaggiò sulle navi paterne finché naufragò. La famiglia lo credette annegato, portando nel lutto, e invece si era salvato in isoletta dell'Oceano Pacifico Meridionale. Tornata a casa, si impegnò a non navigare più per soddisfare le richieste dei familiari. Di famiglia benestante, non si rassegnò a restare nativo e fondò, insieme ai banchieri, fratelli De Ferrari di Genova, Roberto Bauer ed altri, la società Ligure Ramifera Gardella, rilevando la società elettrometallurgica di Casarsa Ligure nel 1892. Lo stabilimento era nato 10 anni prima, allo scopo di estrarre rame dai minerali tramite processo elettrolitico.
il quale procedimento non dette i risultati sperati. Il Gardella, dopo averlo rilevato, lo fece restaurare, apportandovi le necessarie modifiche, attenendosi al vecchio sistema di estrazione del rame per via secca o ignea, i cui minerali primari più si adattavano economicamente. Il successo fu straordinario. Acquistò l'intera produzione dei minerali cupriferi all'epoca estratti dalla miniera di Libiola, dalla Gallinara, di Monte Loreto, di Bargone ed in seguito anche la miniera di Valverde in Spagna, importando il minerale per via mare che veniva sbarcato nel porto di Sesto Levante, dove la ramifera fece costruire un pontile con gru elettrica proponendone l'ampliamento e la classificazione a categoria superiore. All'inizio del 1900 la produzione di rame di ottima qualità raggiunse le 400 tonnellate annue, motivo per il quale l'officina di Casarse, questa importante, fu estesa alle seconde lavorazioni e dotata di un laminatoio che produceva le più larghe lamiere di rame in Italia necessarie per la costruzione delle caldaie per le locomotive. L'energia elettrica era fornita da un impianto idroelettrico che lo stesso Gardella fece costruire deviando le acque del torrente Bargonasco per poi convogliarle in una condotta forzata che, sfruttando una caduta di 60 metri, alimentava due turbine della potenza complessiva di 110 cavalli che, salvo periodi di scarse piogge, forniva energia superiore a quella che lo stabilimento necessitava. Poiché la potenza disponibile era maggiore del fabbisogno, l'azienda nel 1896 si rese concessionaria dell'illuminazione di Casarsa e Sesto Levante, che furono i primi comuni della Riviera ad avere la luce elettrica. Scaduto nel 1905 il primo brevetto Mannesmann sulla fabbricazione dei tubi senza saldatura, il 16 novembre Gardella fondò insieme al marchese Pietro De Ferrari, l'ingegner Lorenzo Parodi e Roberto Bauer la Fabbrica Nazionale Tubi, che creò uno stabilimento in Sesto Levante, dove nel settembre del 1907 furono prodotti i primi tubi di acciaio senza saldatura in Italia col procedimento Stiefel. Il Gardella si dedicò intensamente ai problemi più importanti della Val Petronio. Propose un ampliamento del porto di Sesto Levante, studiando una nuova linea ferroviaria che collegasse il Tigurio con la Val di Taro, adesso si farà la strada. Persuase Erasmo Piaggio ad ubicare in riva Trigoso il grande cantiere navale. Il Gardella fu quindi un grande pioniere dell'industria, per cui ottenne l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro, ma anche un benefattore specialmente a Casarsa e Recco, paese natio, il cui ospedale ne ricorda la generosità. A Casarsa gli ha intitolato una via, quella dove egli abitava, e sulla casa vi è posta, vabbè, questa iscrizione che non la leggo, comunque voglio leggere ancora questo: i colossi delle industrie, società ligure ramifera del 1902, rendere onore al vero merito incoraggiando i volenterosi che i tesori dell'intelligenza e delle attività consacrano nell'incremento delle industrie e dei traffici, il che è quanto dire benessere alla prosperità. Ecco, questo è quanto io la ringrazio, la famiglia Gardella gentilmente. Grazie. Ecco, io ho sentito parlare di strada poco fa e allora mi viene in mente una cosa. Io ho sentito parlare di briganti, si dice briganti? Si dice briganti, signor sindaco, dove vuole? Chiedo scusa. Sì, si sentiva parlare di, si è sentito parlare di... Leggenda, ma è una leggenda, no, o è più di una leggenda? È una verità. Alcuni briganti sulla strada del Bracco, quando passavano alcuni passanti, li uccidevano per vendere la carne, almeno così io la conosco. Probabilmente c'è qualcosa di questo. Non è una verità, è una verità storica. Insomma. Qualcuno fra i presenti ha memorie di ricordi o di cose tramandate di questo periodo? Avvenimenti raccontati nelle famiglie a proposito di questi di queste rapine che venivano fatte al mare? Venivano i pirati, sono verissime. Sestri, Levanto, Bonassola, fino al 1007 ammazzavano, ci portavano via roba, ora vendere la carne, forse un po' di fantasia. Sì, raccontavano al Bracco che uccideva nel pozzo anche a 100 croci, forse è più vero quello che è successo poi nel dopoguerra. Non ricordate che eravamo vivi tutti per andare a Spezia? Facevano da Sestri, 1950, facevamo le carovane per essere difesi. Nel 50, durante l'anno santo, un pellegrino fu ammazzato lassù, non ricordate, a Batarana. E i tempi tornano. Due secoli prima, tre secoli, è la stessa cosa. Il vescovo che stava a Sesti per andare a Brugnato aspettava tante carrozze per essere... I tempi sono sempre quelli. E tempo recente, Pertini andava a fare un comizio a Spezia, a Carodano gli fu rubata la valigia con due o tre pigiami
è un orologio, gli si rassegnò, perso giornali, il secolo, queste cose, quindi la fantasia poi ha arricchito, mia mamma mi raccontava, la ragazza che diceva che bel tempo a questa gente, passeggeri che così si affidavano inconsci a questi misteriosi alberghi, diceva, e sta ragazza cantava alla finestra, che bella luce, che bello tempo fa, ma chi ne per strada mi già nasce una ca, che bello luce fa su, che bello non so, nella rima, ma che chi ne per strada mi già nasce una ca, per far capire a quelli che era pericoloso restare, non doveva parlare in semafora, mi diceva mia madre, in metafora, quindi diceva questa canzonetta, meglio che te ne vai, comunque era fantasia, penso io, no? Comunque quello che succedesse, sì, i briganti venivano dal mare, i pirati, non so, da Bonassola, avvisavano Sestri con i segni dei fuochi, e prima che arrivassero due o tre quell'archibugio passava un giorno, i briganti venivano, si servivano, portavano via e poi riscattavano, e i riscatti sono anche adesso a Bonassola, la compagnia 1500 tiravano fuori un po' di soldi, poi prima, quando uno era arrivava la notizia, hanno sequestrato tre persone, quante palanche che emmo? Possiamo soltanto riscattare uno, quale vogliamo? C'era una gerarchia, quella più vecchio, sto qui c'ha più figli, e poi i contatti con questi briganti presso isole. Questa è la verità, non solo queste sono vere. Non è una leggenda, insomma. Ecco, un'altra persona che io volevo. Il riscatto. Che io. No, non mi parli senza microfono, sennò addio, è finita. Leggenda, probabilmente quella della vendita della carne, dell'uccisione di questi passanti, non c'è un riferimento preciso su questa cosa qua. Sì, i briganti c'erano, però non. Sì, questa, soldo, sì rubavano, ecco, non è che facessero. No, no. La voce dice che appunto anche là buttava giù il monaco, buttava giù la gente nel pozzo, dopo averli derubati però, per farli fuori, e poi dice i cani andavano, sentivano la puzza, abbaiavano, allora, ma insomma, un pochino. È tutto legato insieme per leggenda, fantasia e verità. Ecco, grazie. Io volevo far intervenire, si presenta da solo per cortesia. Ecco. Marciano Tasso. Ecco, il signor Tasso. Il signor Tasso che ha portato, e pregherei Luigi se ce la fa a inquadrarlo, quel quadro. Ecco, sì. Che cos'è? Che cosa dice? È il bozzetto originale. È dell'affresco della chiesa di Casarza Ligure di San Michele Arcangelo, dipinto da Giulio Corio, ideato nel 1936, il 10 febbraio del 1936, e approvato dalla curia arcivescovile nel 1939. Questo pittore, nato nel 1881, è morto a Riva Trigoso, e io l'ho assistito fino alla fine, che aveva 103 anni e ha dipinto esattamente 77 chiese in tutta il Tiguglio, fino a Varese Ligure, fino a San Pietro Vara, eccetera, è salito a dipingere. Il mestiere dell'affrescatore è terribile, perché bisogna stare 8-10 ore su dei cavaletti, e è salito a dipingere nel 1901 e ne è ridisceso nel 1975. Quest'uomo aveva una tempra eccezionale, fino a 97 anni è andato in bicicletta, e soprattutto era un uomo estremamente umile. Nel 1920 ha dipinto per la Casa Reale e aveva percepito un compenso di 1200 lire, nel 1920 erano soldi. E Lambruschini, che poi è diventato vescovo, mi sembra, di Perugia, a un certo punto ha capito che quest'uomo aveva un talento eccezionale, perché è venuto nel 1915 a dipingere per la prima volta la chiesa di San Bartolomeo della Ginestra, e quindi io ho tutti i documenti originali dell'epoca, e quest'uomo a un certo punto ha deciso di dipingere, quando c'erano i soldi necessari, la chiesa di Casarza Ligure, è iniziata nel 1946, e questo dipinto è del 1939, perché nel frattempo poi è subentrata la guerra,
e quindi quest'uomo ha dovuto attendere la fine della guerra per dipingere. Qui ci ha messo circa 2 anni di lavorazione, perché è tutto dipinto ad acquarello. Naturalmente arrivava a casa stanco e poi faceva un pezzettino, eccetera. La ringrazio. Ecco, io a questo punto vorrei aprire una parentesi, come abbiamo già fatto la settimana scorsa da Santa Margherita Ligure. Ricordo che la realizzazione di questo progetto è stata possibile per la grande collaborazione e la grande presenza della Banca Carige SPA. A questo proposito, siccome all'inizio vi ho già presentato la signora Nerina Rossi, che è la vice direttrice, vice direttore della filiale, perché direttrice non ci piace, vice direttore della filiale appunto della Banca Carige di Casarza Ligure, ecco, vorrei fare una domanda a lei. C'è Luigi che mi odia per come riesco a muovermi. Le passo un attimo il microfono. Ecco. Lei intanto, la Banca Carige è stata, la filiale della Banca Carige è stata inaugurata nel 1969 qui a Casarza. Ecco, lei da quanto tempo invece è qui a Casarza? Io sono qui dal 90, c'ero già stata prima, anni fa, e mi trovo molto bene, diciamo che siamo ben inseriti sulla piazza, abbiamo un ottimo, direi, un buon rapporto con la clientela. E questo appunto ci fa piacere, diciamo che. Le posso fare una domanda che voglio dire, forse non dovrei fargliela, è un po' cattiva. Io gliela faccio lo stesso, lei può anche non rispondere. Che rapporto hanno gli abitanti di Casarza con le palanche? Io lo chiedo, se non mi vuole rispondere. Beh, direi il rapporto che poi hanno poi tutti con le palanche, diciamo, ecco. Tutti sono legati alle palanche. Vedi, se volevo movimentare la piazza, ecco, ci sono riuscita. Sentiamo poi qualcuno dei presenti. Siamo arrivati dall'altra parte. Com'è la gente, insomma, in generale, l'impatto che lei ha? Direi che mi trovo molto bene, ci troviamo bene anche appunto anche i colleghi, è una piazza, una bella piazza, e appunto c'è questo buon rapporto con la clientela che direi che esiste, ecco, c'è veramente. Ecco. E ho la clientela la più varia, si va dal privato al commerciante, all'imprenditore, insomma. Ecco, adesso io vi vorrei raccontare una storia che è veramente breve, anzi brevissima, la farò. Il 21 luglio del 1969 fu aperto un conto corrente qui alla filiale di Casarza Ligure, ed è il primo, quello che è arrivato, diciamo così, è quello che c'è, insomma, è un correntista affezionato, come lo chiamiamo? Lei me lo passa un termine che non è il conto corrente più vecchio presente è un decano della filiale di Casarza Ligure. Lei lo sa che numero ha questo conto? Lo chieda un signore qualsiasi. Lo sa. Allora, questo signore, che invece è il signor Ildo Minetti, che abbiamo già conosciuto prima, è appunto il possessore di questo conto, che è il numero 15, attivato il 21 luglio del 1969 qui a Casarza. Perché lei aveva scelto questa banca? Che domanda? Perché avevo un'attività di un distributore di benzina. Ho dovuto fare il conto corrente, è meglio farlo di non tenere i soldi in casa. La mattonella non... Non nella mattonella no, perché poi fa così e allora se ne accorgono. Ha ragione. Quanti adesso non facciamo questo, non lo possiamo dire. E allora ho aperto il conto corrente per pagare in assegni la ditta che ci riforniva, che era la Shell. Allora era la Shell, adesso la è AIP. E non gli faccia pubblicità. Mi conoscono tutti, lo sanno tutti. No, scherzato. Ecco, come si è trovato lei in questi anni? Io mi sono... Può fare anche la critica, quella no, peggiore. No, io mi sono trovato sempre bene, sempre bene, dai impiegati, eccetera, dai dirigenti, tutto, che ringrazio, eccetera, sono gentili, sono rispettosi,
forse è anche il suo dovere, diciamo, no? Diciamolo fra diciamolo, noi. Fra noi, noi che fra non noi. Ci senta nessuno, che rimane qui in Europa. E così mi sono sempre trovato bene e vado sempre avanti. Però non vorrei adesso che fossi giudicato ricco, perché poi mi rapiscono la moglie qua, altrimenti... È vero, ha ragione. No, infatti noi ad ogni diciamo appuntamento che registriamo nelle varie località, destino vuole che siano anche sede di filiale della Cassa di Risparmio, della ex Cassa di Risparmio Picchieranno, della Banca Carige, cerchiamo il correntista che ha il conto più vecchio e la banca in questa occasione dà un piccolo riconoscimento allo scopo di riconoscere in effetti questa fedeltà. Ecco, è tutto qui. Quindi il signor Minetti non ha una lira o ne ha molte, quello che deciderà di dire lui, noi lo avvaleremo subito perché non abbiamo niente da dire. Mi ha detto che il rapporto era buono, mi ha detto perché ha scelto questa banca. Era stata la prima a venire a Casarsa Ligure. Sì. E non ce n'era altra, non è che se ci fosse stata, perché non ce n'era altra, non ho preso. Era la prima, era l'unica e io ho scelto quella. Però, ma adesso la cambierebbe? Ecco, è quello che volevo dire. Però, come sì. Sono stato rispettato, io non la cambierei, perché ce n'è un'altra di nuovo, non la cambio. Non la cambio, perché la banca poi è come la mamma alla fine. Sì, diventa come la mamma, dopo tanti anni. Ecco, allora a questo punto, se vuole avvicinarsi alla signora Rossi, le consegnerà questa cosa, io invito i presenti a... Piccolo omaggio della Banca Carige. Faccio partire io l'applauso. Io ringrazio i dirigenti e tutti. Petti. Io ringrazio i dirigenti e tutti i collaboratori che hanno voluto offrirmi questo dono. Che apro, che vediamo tutti assieme. No, che poi muoiono di invidia, lasci stare. Non lasci... posso? No, che poi... Non posso, perché? Perché poi muoiono di invidia gli altri, poi lo vogliono, domani mattina c'è la coda in banca. Con tranquillità, poi tutti domani mattina arrivano tutti che vogliono lo stesso vogliono libro. Tutti la stessa cosa. Guardi che pesa, pesa, non so, la moglie la porta mi aiuta a portarla a casa. Grazie signor Minetti e grazie anche a lei. È stato un gesto intelligente da uomo moderno, perché anche a quei tempi non tutti si fidavano da banca senza un libretto lì, no, lì il foglio, il conto, quindi antevedeva lui l'avvenire. Quando è nato la banca, laggiù nella casa Gallo, si facevano tutto a penna, non c'erano le macchine come c'è adesso. Adesso siamo più emancipati, siamo moderni, eccetera, c'è le macchine. A volte le macchine interrompono anche il lavoro, le macchine, no, noi piegati, macchine interrompono anche il lavoro, che si accumulano i tanti, la coda lunga. Aspetti però, adesso io le devo dire una cosa, dica. O lei dice una cosa carina della Carige o se no io come faccio ad andare avanti? No, io ho detto tutto come carina, io ho detto carina, rispettosa, era una eccetera. Battuta, certo. Grazie, non c'ho niente da rimproverare. Grazie e complimenti. E torniamo al discorso storico per concludere questo nostro incontro. Io chiedo quanti minuti mancano, Marco forse mi farà dei segni, mi ha detto pochi, mi manda completamente in tilt. Ecco, siamo arrivati diciamo così a grandi passi verso gli anni 40, mi pare che siamo più o meno lì. Il signor sindaco aveva in mano un sacco di cose, io volevo sapere che cos'erano. No, questa è un'ingiunzione che veniva fatta a mio nonno, sono documenti che ho in casa, è un'ingiunzione che veniva fatta a mio nonno, ma è interessante, del sindaco di allora a Parma del 1902. No, ma era interessante la firma del messo comunale per ricordare un personaggio che sicuramente molti conoscono qua, che è Massucco Benedetto Beneitu, che era l'unico dipendente del comune di Casarsa Ligure. E ricordo, sento dalle storie che raccontavano i miei nonni e mio papà, che attraverso, lui faceva tutto questo signore qua, no, forse il segretario sicuramente c'era, ma lui adesso faceva, tra l'altro si occupava anche ovviamente di registrare i nuovi nati,
E lui di questi, molte famiglie, dalla trascrizione errata di questo personaggio caratteristico di allora, addirittura all'interno della stessa famiglia c'erano cognomi diversi, perché ricordano alcuni che prendeva i nomi dei nuovi nati mentre giocava a carte, se le metteva in tasca, il giorno dopo li registrava, così dicono molte famiglie, all'interno della stessa famiglia cognomi diversi. Io credo che ricordino questo personaggio. Ecco, vediamo Benetto. Un po' se riusciamo a parlare di questo personaggio. È un vostro parente. Allora, Monsignor parente Gallo... Il sindaco sì. È mio, venne battezzato, e anche di Gianni. Era nato e si chiamava... Veramente, abbiamo gli stessi nonni in comune noi. Abbiamo gli stessi... Sì, Barba Colin. Venne presentato come... Nicola, mi metta il nome Nicola, ma quello dice, ma che Nicola... Mettiamoci il nome del re, Umberto I, e andò avanti come Umberto I senza saperlo. Per 20 anni andò a scuola Umberto I. Poi, quando arrivarono i carabinieri un giorno, c'è un grande, come si chiamavano quelli che non andavano da soldato? I renitenti, quindi con ordini di cattura, eccetera. Ci vuole del bene e del buono per convincere che si carabinieri che non c'era nessun trucco. E sto qui, da quel giorno, ho imparato che lo si chiamava Neve Nicola, ma Umberto, Neve Umberto I. Poi è morto in quell'ospedale di cui parlava Solari, è morto col calcio di un cavallo a 17 anni o 20, no? Ricordate voi? Non mi ha raccontato? Ecco, mi fate arrivare... No, no, Rosetta. Allora. 24? Vai a 24. 24. Io... Come diceva lei, un po' di storia si è fatta già, hanno citato questo bravo... Gardella e Solari parlava del Sottanis, la casa di cura, e sono un personaggio, due potremmo citare brevemente, che si affacciano al Novecento. Quindi questo Sottanis, perché abbiamo conosciuto il figlio, no? Sottanis che viene giù, lo zio prete faceva il parroco qui 150 anni fa, da Torpiano, un paese su di là, portò giù questo nipotino, studiò a Genova, diventò medico e fu questo medico Sottanis che qui a Casarza lavorò molto, fece prima a Pammatone, fu famoso quando succhiando con coraggio salvò un tale che aveva il gruppo, no? Li succhiò su tutto quella roba là, fu portato come grande eroe. E a Casarza fece questo lavoro dove c'era la Filanda, la donna, la Filanda San Gianelli il Santo a Chiaveri, fu fra i dimostranti quando il nuovo modello di tessile soffocava la tessitura a domicilio, le donne, quindi il Santo si fece promotore di sciopero, quasi sciopero per insomma, mettete un po' di tasse, mettete qualcosa su questi macchinari nuovi, diabolici, che sostituiscono, vedete, ecco, anche i santi fanno cose pratiche qualche volta. Quindi questo medico morì, poi, ecco, nel Camposanto c'è morì da eroe, 1918, durante la pestilenza della Spagnola, quando Febbricitante andò da qui fino a Casa Bianca, poi venne a casa Febbricitante e morì. Giovane abbastanza, veniva dai monti, era questo Sottanis, un altro uomo che si affaccia al Novecento, muore nel 1902, un omonimo del professore, un prete, Agostino Rocelli, nasce a Bargona ai tempi di Garibaldi, fa la vita del pastorello, San Gianelli gli dice, vieni a Genova, c'è tanto da fare, a Genova questo qui andò, studiò, diventò prete, diventò curato, nella Genova del 1850, no? 60, quando Genova mal sopporta i Savoia, non li volevano, no? Quindi e Mazzini e il resto, beh, c'è gente che lavora per la patria facendo la rivoluzione, giustamente vogliamo libertà e non venne la libertà, i Savoia restarono. Comunque a Genova nasce un gruppo di gente che si dà da fare a curare anche il resto, quindi il nostro, avete il prete Caraventa, quell'altro dai Cecchi e altra gente, adesso, e questo il nostro il Gianelli e questo nostro di Bargone, l'Agostino, cura i Garaventini, dà una mano a quelli che curano i ragazzi soli, abbandonati, come Don Bosco a Torino, e poi fonda lui per le ragazze in difficoltà, le ragazze in pericolo, le domestiche, eccetera, fonda le suore dell'Immacolata, che sono ancora oggi in Italia e nel mondo. Quindi questo uomo muore dopo tante sofferenze, cieco, 1902, ha fatto un cammino lungo anche nella glorificazione,
prossimamente sarà proclamato dal Papa beato, si pensa presto, perché visse in virtù eroiche e con questa vita di fedeltà al popolo, no? Ai poveretti, ai più disgraziati di allora, che erano questa gente qui, come Don Bosco a Torino, così lui fa lì, un bel gruppo eletto anche di uomini, Davide Chiossone era un laico che si curò dei ciechi. Ecco, quindi questi personaggi, il Sotanis e questo bravo Gian Roscelli, che si affacciano appunto nei primi tempi del secolo questo. Ecco. Muore del 18 Sotanis, della malattia là della spagnola, e muore del 2 questo prete benemerito di questa nostra Genova. La ringrazio, Monsignor Gallo. Come sempre succede, quando siamo sul finale le cose si movimentano. Ecco, volevo dare la parola un istante a questo signore. Si presenta a lei, per cortesia. Sono un partigiano. Prego, ecco, infatti volevo citare un attimino, mi fanno continuamente dei segni, chiedo scusa, mi siedo qui così almeno non sono in mezzo alle telecamere. Lasciare, ecco, che cosa ha dato Casarsa alla lotta di liberazione. Esatto, ecco. Prego. Io volevo parlare, il suo nome, dato, Tigre, Massucolino Tigre. Dato che parliamo di storia, volevo dire quello che ha dato Casarsa nella lotta di liberazione. Casarsa ha dato 85 partigiani, e che due dei quali sono diventati comandanti di brigata, uno era Valerio Riccio e uno sono io. E un capo di stato maggiore che era Gronda. Poi ha dato 5 comandanti di staccamento, 5 commissari, e anche Castiglione ha dato 15 partigiani. E i primi sono andati, parlo poco perché vedo che è tardi, i primi sono andati su in marzo del 44, sono andati a Torpiana, vicino a Brugnato, i primi 6. Era Gronda, i fratelli Massucco, Annutili, Califfo, che poi è stato fucilato, Maggio e un certo Volpini di Cardini. Poi siamo partiti io e Tasso, quelli là hanno dovuto tornare indietro perché lassù non si trovavano bene. Tornati indietro ci siamo trovati all'otto, eravamo i primi 7-8 partigiani. Però abbiamo formato questa formazione, abbiamo fatto dei sacrifici, la gente ci ha sempre aiutato, non è che abbiamo fatto tutto da noi, Casarsa ci ha aiutato molto, sia i contadini. Però abbiamo avuto anche noi delle delusioni, perché abbiamo avuto 16 caduti, 9 dei quali sono stati fucilati. Il nostro operatore sta inquadrando quella foto che lei ci ha portato. Sì, bravo. Il comune di Casarsa è stato insignito da un riconoscimento per aver dato tanti partigiani, uno dei comuni ha dato più partigiani. Mentre la foto rappresenta che cosa? La foto rappresenta il giorno di Santa Monica, che era di maggio, dopo la liberazione, che abbiamo festeggiato Santa Monica portando la cassa con noi attorno. Noi abbiamo lasciato questi caduti, che uno è il papà di Tasso, qui dei Tasso, l'hanno fucilato a Chiavari, nel cimitero di Chiavari. E il cimitero di Chiavari hanno fucilato, anche qui c'è il sindaco, il maresciallo dei carabinieri di Castiglione. Poi un altro toso, sempre del comune di Castiglione, l'hanno fucilato a San Colobano di Certenoli. Un Ferrari di Bargone, che anche lui meschino, non era un partigiano, però perché ci ha dato una capanna da starci, ha portato da mangiare, l'hanno preso, l'hanno fucilato anche lui nel cimitero di Chiavari. Annuti l'hanno fucilato alla sguassa, e questi quattro alpini qui l'hanno fucilati nel cimitero qui di Casarsa, perché erano quelli che organizzavano gli alpini per farli venire su quei partigiani. E noi avremmo commesso anche degli errori, perché erano momenti così, però abbiamo sempre cercato di fare le cose nei migliori modi, e ci siamo portati alla fine della guerra, ci siamo rimboccati le maniche insieme alla gente, abbiamo lavorato tanto che ci siamo fatti anche una casa tutti insieme. Certo. Penso che abbiamo tutti insieme onorato sia quello che abbiamo fatto che il popolo italiano. Ecco, io la ringrazio per la sua testimonianza, come ringrazio tutti i presenti. Vorrei chiudere con una piccolissima battuta: il tempo è volato, mi fanno dei gestacci incredibili, purtroppo bisognerebbe farle di 7 ore queste cose, ma non è possibile. Le do 2 secondi
al signor Antonini, per chiudere, ecco, che senso ha per lei recuperare la memoria delle persone? Ha senso perché io direi ai giovani che noi di una certa età apparteniamo ad una generazione che abbiamo visto il nostro paese in crescita, in crescita, in crescita, in crescita. Adesso è un momento che i giovani non devono mollare, non devono spaventarsi se qualche stabilimento chiude, ma data la loro professionalità, la loro capacità intellettuale, devono lottare per continuare a portare il nostro paese in crescita. Grazie signor Antonini, io per così, per dovere, mi sento di chiedere un'ultima parola è il decano dei cittadini, uno dei 10 decani del paese. Di che pochi ti arresto di assita? Aspetti, no, mi faccia chiudere perché se no da dietro mi tirano dei monitor adesso, perché sono nervosissimi quei ragazzi. Ecco, volevo solo, lei vorrebbe dire qualcosa ai giovani e se sì che cosa? Che cosa si sentirebbe di dire? Di andare più d'accordo, no? Perché c'è una gioventù che non va bene, ecco. E cosa vuole che le dica? I giovani non sono più giovani di una volta, capisce? C'hanno troppi vizi, c'hanno troppi vizi. Non ho potuto seguire tutta la discussione che si è stata fatta dal momento che è sorto, okay. No? E allora è un po' slegato, diciamo. Io sono. Ecco, io la ringrazio, grazie. Prego, di essere signorina. Intervenuto. Ecco, io chiuderei tornando al tavolo, devo assolutamente dare la parola al dottor Roscelli, il sindaco, la faccio chiudere, il senso di quello che abbiamo detto questa sera, qual è secondo lei, professore? Veloce. Sì. Il senso di questo incontro è stato quello di richiamare all'attenzione degli abitanti di Casalsa Ligure ciò che è passato alle loro spalle nel passato e per ricavarne degli ammaestramenti, seguire le cose in positivo e cercare di animarsi di buona volontà per abbandonare quelle negative. Grazie professor Roscelli, grazie per quello che ha detto, grazie per il lavoro che ha fatto dietro alla preparazione, insomma, della trasmissione di questa sera e soprattutto per la sua partecipazione. Monsignor Gallo. Il sindaco ha iniziato dicendo recupero, bella parola, mi ha colpito, cioè recupero, recuperiamo ancora, anche in fatto di storia, ecco, Casalsa non ha molta storia perché non è conosciuta, occorrebbero topi di archivio, quindi questa gioventù che non è tutta cattiva, come diceva la Peregola, ma che può fare tante cose perché è più istruita dai nostri nonni, anche in questa direzione cammini, scoprire qualcosa, valori, pochino sappiamo valori religiosi, ma non sono tutto, e non ci sono tutti, c'è tanto di resto, c'è, no? Come ha fatto il dottor Roscelli poco fa, poter fare ancora, quelli che sono giovani, anche per Casalsa, perché diceva il nostro prete poeta qui Podestà, il ricordare le cose passate è impegno, adesso c'ho il libro lì ma è tardi, è un impegno conoscere il passato per preparare un futuro migliore, lo diceva 1873, qualche giorno l'altro ieri. La ringrazio, signor sindaco, la faccio chiudere, prego. Sì, io credo che da questa serata, da questa gradevole, piacevolissima serata, ne usciamo tutti con qualcosa in più. Io per primo, il patrimonio culturale storico si arricchisce e sono d'accordo con quanto è stato detto negli interventi subito precedenti, che ci insegna, la storia ci insegna a crescere e a guardare il futuro. Casalsa Ligure ovviamente non è più quel piccolo paesino di cui si raccontava prima, ha avuto una crescita e uno sviluppo dopo gli anni 50 notevole, dai 2.700 abitanti di circa del 50-51, siamo passati agli attuali 5.200 e il paese crescerà ancora, arriveremo a circa 7.000 unità nel giro di pochi anni.
Casarza Ligure, la gente di Casarza Ligure è, ha mantenuto le caratteristiche di riservatezza che un po' sono venute fuori anche in alcuni interventi di questa sera, ma ha difeso i legami sia interni che esterni con gli altri comuni e ancora adesso guarda avanti e ad uno sviluppo che sia equilibrato, che guarda il futuro per, è rivolto ad uno sviluppo sia sociale che ed economico. Ha mantenuto le tradizioni agricole di cui si parlava in alcuni interventi questa sera, seppur le trasformazioni industriali hanno segnato profondamente l'economia di Casarza Ligure. E comunque una notevole quantità di piccole industrie artigianali e piccole attività commerciali sorreggono un'economia a rischio che è dovuta un po' alla crisi industriale che ci circonda. Ripeto, Casarza Ligure non è più quel piccolo paese un po' dimenticato, anche se alcuni riferimenti degli inizi del Novecento ci hanno lanciato nel mondo e ci inseriamo e ci disponiamo al tavolo del comprensorio tenuti in grande considerazione, forti dell'operosità di tutta la comunità. Certo soffriamo i problemi che soffre tutto il comprensorio del Tigullio, in primis la disoccupazione che prima il sindaco Antonini di Castiglione Chiavarese accennava, ma alcune iniziative sono in cantiere e faranno sì che ci potranno essere investimenti rivolti a liberare economia e a sviluppare occupazione. Comunque, come sempre, come ci è stato insegnato questa sera nei piccoli interventi della gente che ha fatto, solo la volontà di tutta la comunità e la laboriosità di questa comunità potrà consentire al nostro Paese di guardare al futuro con maggior sicurezza. Faccio anch'io. Ecco, da Casarza Ligure avremmo potuto fare molto di più, però il tempo purtroppo non c'è amico più di tanto, perché poi anche le persone a casa dopo un pochino di tempo è difficile che riescano a seguirci. Ringrazio ancora il sindaco, ringrazio ancora l'assessore, ringrazio ancora il dottor Roscelli che ritroveremo a Sestri, monsignor Vattuone e la signora Rossi, vice direttore della Carige, e tutte le persone che sono state con noi questa sera. Da Casarza Ligure abbiamo finito, ci vediamo la prossima settimana da Rapallo. Arrivederci.